Mesi di appostamento, pedinamenti e costante monitoraggio dell'area per un'attività investigativa che ha portato i carabinieri della compagnia di Lanciano, diretta dal tenente colonnello Vincenzo Orlando, a scoprire un vero e proprio supermarket della droga, gestito da una 36enne nel quartiere Santa Rita, madre di quattro minorenni, un viavai di tossicodipendenti dell'area frentana, giorno e notte, che acquistavano le dosi di cocaina, già pronti al costo di 50 euro l'una. Alla donna, i carabinieri del Nord, diretti dal tenente Giuseppe Nestola, hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare per spaccio. La 36enne è ai domiciliari con il braccialetto elettronico e sempre i carabinieri del nucleo operativo hanno proceduto alla notifica di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due pregiudicati, un uomo di 39 anni ed una donna di 33 anni di Lanciano, accusati di tentata rapina il 6 gennaio scorso ai danni di un 91enne di Castelfrentano, svegliato alle 3 di notte e minacciato con una pistola. L'uomo, già in carcere a Pesaro, sarebbe lo stesso autore di altre rapine che avevano destato allarme all'inizio dell'anno. La donna è stata associata al carcere di Teramo. I due episodi sono collegati in quanto hanno come filo conduttore la droga ed i due si rifornivano di droga recandosi dalla donna 36enne nel quartiere Santa Rita. Il cerchio si chiude per ora. Tabula rasa, dicono i carabinieri, riferendosi all'allarme sociale che si era creato. Infatti l'intento era proprio questo, appunto, abbiamo raggiunto adesso l'azzerramento di questo allarme sociale che si era venuto a creare nei primi giorni dell'anno nell'area frentana. Appunto, adesso abbiamo ristabilito un equilibrio, il giusto equilibrio, insomma, assicurando tutti gli autori dei delitti alla giustizia. Si tratta di episodi diversi, ma in qualche modo collegati. Sì, si tratta di ordinanze di custodia cautelare di natura diversa, ma comunque ci sono delle connessioni tra le due attività. La connessione, diciamo, il filo conduttore è sostanzialmente la necessità degli autori delle rapine, insomma, di appunto approvvigionarsi di sostanze stupefacenti. Quindi, sostanzialmente, durante le attività investigative per la droga abbiamo avuto modo di filmare e di cristallizzare alcuni soggetti che poi si sono rivelati essere quelli che commettevano le rapine. Quindi è stato fondamentale, appunto, fotografarli come erano vestiti, e da ciò poi abbiamo comparato le varie immagini e siamo riusciti a risalire agli autori delle rapine.